Cavassese Calcio riparte con importanti conferme sul piano tecnico, mister e direttore sportivo, una società che continua ad impegnarsi, Franco Bolani. Cavassese Calcio 2021-2022, che cosa ci dobbiamo aspettare? Bisogna aspettarsi quello che abbiamo sempre detto all'inizio, la crescita di questo progetto, di questa società, di questi veramente uomini che ci mettono soprattutto la faccia, l'impegno e anche i soldini. Però non ci fa paura, perché questa oggi è stata la conferma che abbiamo sempre dato il massimo per questi colori, sia nel bene e nel male. Perciò ripartiamo da oggi con questo entusiasmo, sempre con un bollettino a mano, e tutti uniti vediamo dove ci porterà questo nuovo programma. Il primo passaggio è stato fatto, quindi scelta dell'allenatore e della direzione sportiva. Sul piano societario ci possono essere anche ulteriori novità? Ma il piano societario siamo tutti uniti e compatti, gli ex e i nuovi soci. C'è qualche nuova entrata di Maurizio Sabelli, che già c'era come persona, quest'anno si è rafforzato come sponsor. Sicuramente, se portiamo questo progetto in alto con credibilità, perché stiamo diventando una società credibile, ma dall'inizio, perché le chiacchiere qua stanno a zero, io dico che la gente si avvicina e si è sempre avvicinata. Dico, con poco si può fare tanto, perciò partiamo noi e piano piano avviamo questa bella carretta con 7-8 persone. Io sono convinto che l'arrivo arriveremo 20-30 persone. Questo è il nostro programma. Le ultime due stagioni sono state chiaramente e pesantemente condizionate dal Covid. Ci auguriamo tutti a settembre di ripartire con gli stadi aperti e la presenza, seppur contingentata, comunque di gente e calore allo stadio Aragona. Un appello che vuoi fare in questa situazione al pubblico vassese, ai tifosi? Fondamentale il pubblico all'Aragona, tutti quanti lo dicono, anche gli allenatori delle altre squadre. Quest'anno purtroppo è stato così, però io non metto colpa non tanto al Covid per la gestione. Ci sono stati dei passaggi che dall'anno scorso, con l'arrivo da Govino che è andato via, ci sono stati dei passaggi anche brutti, tra virgolette, che purtroppo non è colpa nostra, perché ci mettono anche noi in difficoltà. Però siamo stati bravi, presenti, uniti per bene della squadra. È normale che bisogna partire con altro spirito dopo, soprattutto se c'è questo pubblico di vasto, che per me è spettacolare, perché veramente c'ha, è una persona che vede un 3.000 persone, 2.500 allo stadio Aragona, vuol dire che veramente abbiamo fatto qualcosa di bello tutti quanti insieme.